De Magistris ammelito per Raffaele Caiazza, quale deve essere l'impronta che deve dare Dema per questa campagna elettorale? Noi siamo qui perché la proposta è di cambiamento, di alternativa, di innovazione, la voglia di governare questa città col coinvolgimento dei cittadini, mettendo la questione morale al centro, e Dema sostiene quelle candidature che si caratterizzano per autonomia, competenza, passione, rottura del sistema, mani pulite e protagonismo del popolo. Insomma, mi sembra che le altre proposte sinceramente rappresentano veramente il vecchio della politica ammelito. Qui c'è l'innovazione, allora quando la gente dice non cambia mai nulla, questo può essere una frase che funziona se non c'è un'alternativa, in questo caso c'è un'alternativa di governo della città. Questo è il comune amministrato da Venanzio Carpentieri, segretario metropolitano uscente del PD. Carpentieri si ripresenta per ridiventare sindaco, qual è la sua opinione? Beh, insomma, non è che ha brillato, sinceramente, sia nella gestione del Partito Democratico, sinceramente, abbiamo visto dalle liste a loro insaputa alle primarie, ma mi sembra anche ammelito, a cominciare proprio dal tema dei rifiuti, ma non solo, ci siano questioni davvero insolute. Quindi io, se fossi un abitante di Melito, darei fiducia ai giovani, che però sono anche giovani che hanno già esperienza nell'amministrazione. Napoli in questo momento è forte perché ha messo insieme rivoluzione e affidabilità di governo. Sono altri che si professano di essere il nuovo, poi quando governano si dimostrano che sono o incapaci o incoerenti. Altro è quello che già si è visto, quindi chi vota carpentieriamente vota praticamente quello che già c'è stato ammelito, quindi chi è contento voterà loro, chi vuole migliorare voterà Raffaele Caiazza. L'ultima, nelle altre liste, per esempio quella di Pietro D'Angelo, ci sono personaggi provenienti, esponenti politici provenienti dal centrodestra. Volevo sapere la sua opinione anche su questo. Ma io non è che devo giudicare le altre liste, devo dire la verità, pure quando mi candidai a sindaco di Napoli, io sono qua per sostenere il nostro candidato, che non fa una battaglia contro gli altri, fa una battaglia per Melito, per una Melito diversa, che vuole cambiare, che vuole mettersi maggiormente in connessione con Napoli. Io credo che anche questo è un altro motivo per votare il cambiamento, il rapporto con la città di Napoli, con la città metropolitana. Credo che la campagna elettorale si debba fare appassionando le persone, convincendo